Ciao ragazzi, bentornati qui su Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Eravamo rimasti che abbiamo battuto a Brukido Haga, adesso dobbiamo battere Bandit Kane. Ho portato una piccola modifica al mio deck, ho aggiunto delle nuove carte, ho aggiunto due trappole e poi altre due mosse di attacco più o meno sui 1400-1500. Allora, vediamo come andrà a finire contro Bandit Kane. Ok, iniziamo bene. Via. Allora, mettiamo difesa. Mamma mia, che difesa. Facciamo così. Voglio mettere a posto questo qua e questa trappola. Vediamo come andrà a finire. Ah, bene. Niente, come ho detto. Mettiamo questa qua. Vediamo che cosa sotto quella carta. Ok, abbiamo eliminato non so che cosa. Ah, un rituale, beh. Allora, proviamo ad attaccare. Ok, è andata bene. Benissimo. Allora, questa trappa attiva solo quando il tuo avversario dichiara un attacco contro un mostro normale scoperto che controlli. Distruggi tutti i mostri sul terreno e accetti i mostri normali scoperti in posizione d'attacco. Vabbè, non è di niente. Mettiamo questo qua. Questo mi potrà servire in caso di emergenza, non si sa mai. Eccolo, immaginavo. Ha delle carte trappole. Sono formidabili. Però non serve a niente avere una carta trappola buona con dei mostri deboli. Per adesso. Cos'è questo? Ok. Ah, potevo attivare la carta trappola. Adesso mi sono distratto. Niente. Ok, onda d'attacco 1500, se ce la faccio. Che poi anche la carta trappola. Sì, sì. Ok, lasciamo così. Ok. Un'altra bellissima carta trappola. Ok. Mettiamo, facciamo su questa carta. Attiviamo già la carta trappola visto che ormai è scoperto. Scusate ragazzi, sono un po' raffreddato. Allora, ok. Ok, abbiamo sbloccato il duelante Bandit Kane. Ah, questa carta non mi serve. Questa neanche. Questa forse mi serve. Questo mi dice d'attacco. Ah, questo è molto buono. Ok, va benissimo. Questo non so cos'è, poi vedremo più avanti. Va bene, salviamo, certo. Ok ragazzi, dopo aver battuto il Bandit Kane dobbiamo battere Maximilian Pegasus. Niente, lui sarà un po' sicuramente difficile da batterlo. Comunque ragazzi,
mi fermo qui e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, mettete un mi piace e commentate sotto il video. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.